Buongiorno a tutti voi, siamo oggi qui in ospite con la nostra rubrica dedicata alla conoscenza delle nuove di realtà in provincia di Sondrio, molto interessanti. Siamo qui con il manager di Seicom, il Aldo Cammarata, che ci darà tutte delle informazioni per conoscere Seicom. Poi lo chiediamo ad Aldo chi è Seicom. Buongiorno a tutti, Seicom nasce 30 anni fa come azienda specializzata nella realizzazione di pavimentazioni sportive. La sede dell'azienda operativa è qui a Sondrio. Noi ci occupiamo prevalentemente di parquet sportivi e li installiamo in Italia e in tutta Europa. Siamo partner della FIBA, che è la Federazione Internazionale di Basket, con sede a Ginevra, e la Seicom è orgogliosamente partner dello Study Center dal 1996, quindi è una lunga storia di realizzazione di parquet sportivi ad alto livello. Sui nostri parquet hanno giocato i principali giocatori mondiali e la nostra azienda ha avuto la fortuna di installare nel 2004 il parquet per le Olimpiadi di Atene ad Oaka, ed è stata la nostra più importante realizzazione che ha premiato gli sforzi e il lavoro della nostra azienda. Lo Seicom, una realtà che nasce in provincia di Sondrio ma che conquista sportivi a livello mondiale, conquista ovviamente una frontiera internazionale. Abbiamo parlato prima del caso di Atene. Quali sono altri importanti impianti che Seicom ha installato? Beh, la Seicom abbiamo installato parquet nei principali paesi dell'est Europa, tipo Romania, Ungheria. Recentemente abbiamo realizzato anche un parquet in Turchia per la Liaga Arena di Izmir, dove gioca la prima divisione del basket turco, e si vede spesso anche in televisione questo parquet in Turchia. E io in particolar modo settimana scorsa sono appena tornato dall'Iraq, dove abbiamo fatto la nostra prima installazione nel Kurdistan iracheno, nella città di Duak. Abbiamo appena installato il parquet in un'importante struttura sportiva di questa città, che è affiancata da uno stadio, e qui ci giocherà anche qui la prima divisione di basket iracheno, e questa è un'importantissima realizzazione. Ecco, per quello diciamo che Seicom ha conquistato prima il mercato europeo e oggi si sta spostando a quello che è il mondo dall'Occidente all'Oriente con l'installazione, ovviamente, abbiamo visto in Turchia. Sì, noi siamo sempre presenti nelle fiere internazionali di alto profilo, dove si presentano i pavimenti sportivi, e abbiamo un occhio puntato sempre sui nuovi mercati in continua espansione. Già nel 2004 eravamo stati in Cina per cercare degli accordi commerciali con dei partner cinesi, e ci spostiamo praticamente in continuo per cercare sempre nuovi mercati. Comunque seguiamo anche molto bene il mercato italiano, che ci interessa, e soprattutto qui in Italia, dove abbiamo fatto parecchie installazioni importanti, tra cui il parquet dell'Armani Jeans a Milano o il palazzetto dello sport di Pistoia e tantissimi altri che veramente si fa anche fatica a ricordare, da tanti che sono, per fortuna. Noi chiediamo anche Aldo, quali sono per quello le carte vincenti che permettono a un'azienda locale di essere presente a livello mondiale? Ma io credo che l'alta specializzazione che noi abbiamo nella realizzazione di questi parquet, l'esperienza e l'impegno che ci mettiamo, perché noi siamo praticamente un'azienda monoprodotto, cioè noi facciamo parquet sportivi e basta, non facciamo parquet anche per civili o per residenziali. La nostra azienda si occupa esclusivamente di parquet per lo sport, quindi il nostro core business è quello, e ci impegniamo soprattutto per realizzare quello, e cerchiamo di farlo agli alti livelli. E infatti proprio per questo motivo recentemente abbiamo sviluppato anche tutta una nuova linea di prodotti professionali proprio per la verniciatura e la manutenzione del parquet, per non lasciare nulla al caso, perché i nostri clienti spesso ci chiedevano quali tipi di prodotti andare a utilizzare,
come lavarli, come pulirli, prodotti che consentissero un maggiore grip, perché il problema del giocatore di basket o del volley è l'aderenza della suola al pavimento. Quindi in collaborazione con una nota azienda di chimica che produce vernici specificamente per il parquet, abbiamo creato una linea che esce a nome Seicom, sia di vernici sportive che di prodotti per la pulizia e la manutenzione, e questo è già disponibile ed è già presente anche sul sito tutta la gamma di questi prodotti, ed è importante che ci siano questi prodotti. Ecco, per quello la carta vincente che esce da quello che ci dice Aldo è la forte specializzazione sul prodotto parquet e la sua gestione attraverso una serie di continue innovazioni per gestire nel tempo il parquet. Sì, questo è quello che il nostro obiettivo è quello, dare al nostro cliente, l'utilizzatore finale, non solo un prodotto parquet installato in opera, ma anche tutta una serie di prodotti e di servizi, tra cui anche abbiamo una squadra che si occupa praticamente a tempo pieno dei lavori di manutenzione. Spesso i nostri clienti o che ampliano il parquet o che realizzano dei piccoli lavori hanno bisogno di lavori di piccola manutenzione, e noi abbiamo dei tecnici proprio dedicati a questo, che vanno e assistono i nostri clienti in questi lavori di manutenzione, sostituzione di un listone che può essere andato danneggiato. E inoltre abbiamo realizzato delle schede tecniche dove vengono illustrati tutti i prodotti della manutenzione, perché la domanda che ci veniva fatta più spessa: come devo fare per lavare, come devo fare per dare il prodotto per il grip? E quindi abbiamo creato delle schede specifiche che illustrano come utilizzare questi prodotti, le quantità giuste da diluire, in modo che ci sia proprio a 360 gradi l'assistenza nel post vendita. È a 360 gradi, questo a noi ci interessa parecchio. Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori dove possono trovare tutte le informazioni di Seicom, che è www.seicom-italy.com, dove possono trovare schede tecniche, tutte le informazioni, le installazioni che Seicom ha fatto. Un ringraziamento sicuramente ad Aldo, che ci porta un messaggio molto forte, perché è una realtà locale che in momenti di crisi, in momenti di difficoltà del tutto il paese Italia, ma anche ovviamente non solo d'Italia ma del mondo, è in grado di offrire un servizio altamente qualificato, professionale, ma conquistando mercati mondiali, non trascurando ovviamente quello che è la concorrenza, diciamo, dell'est, della Cina, ma che si combatte con una forte specializzazione. Allora sì, la nostra azienda, il nostro obiettivo è proprio questo, l'alta professionalità. Tu hai centrato perfettamente quello che è il nostro obiettivo, in quanto noi non siamo assolutamente in grado di andare a battagliare sul prezzo o andare a fare delle offerte più basse rispetto ai nostri concorrenti. La nostra unica chiave di successo è quella di offrire un prodotto qualitativamente superiore e soprattutto collaudato nel tempo, e offrire tutta una serie di prodotti che garantiscono il post vendita e soprattutto la sicurezza, che quando ci chiamano rispondono sempre degli interlocutori seri, che sono sempre gli stessi, perché il manager della Seicom e il titolare della Seicom, che è il signor Muffatti, soprattutto si occupa della Seicom da tantissimi anni ed è la figura storica dell'azienda che si può individuare facilmente. Non siamo come le multinazionali che continuamente cambiano il loro personale e dove non esiste una specializzazione e dove non c'è questo tipo di rapporto familiare come si può trovare alla Seicom, nonostante sia un'azienda che è presente su diversi mercati. Ricordiamo sempre anche ai nostri ascoltatori che Seicom, data la sua innovazione non solo di prodotto, è anche innovazione di comunicazione. Lo troviamo anche su Facebook, giusto Aldo? Sì, noi siamo un'azienda, ci piace comunicare, ci piace dare le informazioni a tutti gli utenti, e quindi ci siamo su Facebook, si può diventare fan della Seicom. Vado orgoglioso anche di questo, perché i fans, appena aperta la pagina, immediatamente abbiamo avuto più di 100 fans subito il primo giorno, che sono giocatori di basket, che sono
presidenti di società, e questo ci fa, mi fa veramente molto piacere, e sono in continuo aumento soprattutto. Poi Seicom ha il suo sito istituzionale, che come abbiamo prima ricordato è seicom-italy.com, e poi ci sono tutta una serie di giornali, riviste sulle quali noi facciamo pubblicità e che continuamente fanno articoli su di noi parlando delle varie installazioni che andiamo a fare in giro per il mondo. Noi ringraziamo molto Aldo di aver partecipato, di essere qui con noi. Un ringraziamento è forte da parte della nostra redazione, in quanto come redazione si partecipa molte volte a conferenze in cui si parla di modelli, di strategie, di comunicazione, come entrare in mercati. Oggi abbiamo voluto dare un messaggio ai nostri ascoltatori, non solo ovviamente parlare di strategie, ma anche di avere un caso concreto che va da A alla Z, cioè che è stato in grado di utilizzare quelle strategie, quelle capacità, in un modello ovviamente family, se mi permette di utilizzare il termine family, ma ha raggiunto gli obiettivi con, ovviamente, con al centro una bellissima parola che vogliamo mandare ai nostri ascoltatori, che è la parola del fare. Penso che Aldo possa concordare con me. Esattamente, hai inquadrato perfettamente quello che è la nostra piccola realtà locale, che con la voglia di fare e con soprattutto l'ambizione di essere una realtà familiare, quindi family company, che però con l'alto livello raggiunto riesce poi a conquistare anche mercati internazionali, dove veramente ci gratifica. Ringraziamo tutti, un buon saluto agli ascoltatori, grazie Aldo e buona giornata a tutti. Grazie Aldo. Grazie. Ciao. A voi, grazie.